Ehi, Shalom, Shalom. Noi Shalom, siamo shalom. gli ebrei israeliti, siamo il popolo della Bibbia e siamo qui nello spirito della Passacca, nello spirito che Yahweh Hashem, Yahweh Shai ci ha concesso, facendo il ministero, che Yahweh Hashem, Yahweh Shai possa darci lo spirito necessario per edificarci, esortarci nella preparazione alla Pasqua. E prima di iniziare vogliamo dare tutta la gloria, il potere e le lodi al Padre Onnipotente, Yahweh Yahawah Basham, Yahweh Shai Basham Kakadash. Ricordiamo sempre che Yahweh è il vero nome del Padre nell'antico ebraico e Yahweh Shai è il vero nome del Figlio nell'antico ebraico. I nostri doppi onori agli anziani e agli apostoli della Gran Pietramolino, in inglese Great Millstone. Loro sono gli uomini da quale abbiamo appreso il 100% la verità della Bibbia mediante lo Spirito Santo. E Shalom, che significa pace agli eletti in speranza della casa di Israele. E ricordo che il vero popolo di Israele sono i così chiamati negri, latini e nativi indiani d'America per la maggior parte. E a coloro che cercano e che servono il Signore con tutta la in sincerità e in umiltà, Shalom, Yahweh Hashem, Yahweh Shai Barakta. Come ho detto, siamo qua nella preparazione, nello spirito di preparazione alla Pasqua. La celebrità solenne che Yahweh Hashem, Yahweh Shai ci ha comandato di celebrare al calar del sole di oggi, 16 marzo, e andremo a leggere da Esodo 12, dove racconta delle istituzioni della Pasqua. Anche se vuoi aggiungere qualcosa. Sì, come il fratello ha accennato, che siamo nello spirito del Passac, ok? E il mondo, come sappiamo, ci hanno insegnato che il Passac è, sì, che si può dire che è la Pasqua, ok? Se chiediamo da qualunque cristiano qual è il significato della Pasqua, ok? Perché noi non ci svegliamo dalla mattina e dire, oh, vogliamo fare questo senza sapere il significato. Ogni cosa ha un significato, ha un motivo dietro. Questo fa parte dei segni per vedere che la Chiesa non ha la verità, ok? La religione non ha la verità, perché un cristiano così non sa nemmeno il motivo perché facciamo il Passac. Il Passac è un rito molto importante. Se non è tra il rito più importante di cui dobbiamo fare, anzi, forse è il rito più importante. È il rito più importante È il rito più sicuramente. importante. E sicuramente anche per distinguere, per comprendere al meglio che la vera Pasqua, secondo la Bibbia, non ha nulla a che fare con la Pasqua cristiana cattolica, basta veramente entrare in Esodo al capitolo 12, che oggi entreremo, Grande. e mostriamo quali sono le condizioni, quali sono gli insegnamenti che il Padre ci ha dato su come osservare la Serve, Pasqua. serve per cercare qualcosa. Canta, guarda. Cioè, attraverso Esodo 12 possiamo avere la piena comprensione che la Pasqua, che la falsa Pasqua che si celebrerà ad aprile, credo, quest'anno, che celebrano le religioni, non ha nulla a che vedere con la Pasqua biblica, perché la Pasqua biblica ci sono dei riti, diciamo, ci sono delle tradizioni. E non tradizioni di uomini come fanno al giorno d'oggi, perché non c'è nulla che c'entra con la uova di Pasqua e tutti i riti che fanno al giorno d'oggi. Questi sono riti e tradizioni degli uomini, in the scripture, these are traditions of men, Timothy, I believe. Perché questi sono riti e tradizioni degli uomini. Se noi non facciamo le cose, se noi non facciamo tradizioni di uomini. Se noi non facciamo le cose come sono scritti e stabiliti nelle scritture, non stiamo facendo la volontà del Padre, facciamo la volontà degli uomini, che non c'entra nulla. Ricordiamoci che il Padre non permette questo qui, la sua gloria non la condivide con nessun altro Dio. Il Padre, Yahweh Hashem Yahushua, è uno, l'Onnipotente di Israele. Mark, chapter 7. Questo è Marco capitolo 7, versetto 8, che dice: avendo tralasciato il comandamento di Dio, vi attenete alle tradizioni degli uomini. Il Padre ci ha lasciato i suoi comandamenti e noi ci siamo trattenuti anche ai comandamenti dei uomini, ok?
C'è anche un altro nel Timoteo. No. Quale stai cercando? Dottrine di uomini. Magari lo dice in Matteo. Matthew chapter 15. Ah, 15:9, sì, 15:9. Matteo 15:9. No, questo è Matteo capitolo 15, versetto, parto dal versetto 7, dice: Ipocriti, ben profetizzò Isaia di voi quando disse, quando parla di ipocriti, parla di coloro che fingono di servire il Signore. Infatti la parola ipocrita vuol dire ipocrite se no, in greco, che vuol dire attore. Ok, la parola ipocrita è associata all'attore. Ok? Quindi un fingere. È un fingere. Fingere di servire il Signore. E dice: Ipocriti, ben profetizzò Isaia di voi quando disse: Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Can, gli uomini la mattina che hanno stabilito per questa Pasqua, che non ha nulla a che fare con la Pasqua delle Scritture in cui andremo a vedere, mio fratello soprattutto, il fratello Calam fa più lezioni in italiano e qui, se guardate sulla home page del mio canale, vedrete il suo canale lì, James Italia Yahushai sta tornando, per capire bene come funziona il calendario di cui dobbiamo seguire. Credo di aver fatto anche io una lezione riguardo, perché noi non seguiamo il calendario degli uomini, seguiamo il calendario lunare come è stato stabilito sin dall'inizio. Ora non entriamo in questo argomento. Comunque quello che volevo dire, loro stabiliscono il giorno che vogliono fare questa Pasqua, che sarà in aprile, non so quando, ma noi sappiamo che attraverso le scritture, attraverso lo Spirito Santo che è la Ruach HaKodesh, la Pasqua inizia al caldo sole di oggi. Dunque, il giorno là escono fuori la mattina e si augurano buona Pasqua, bla 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 bla. Fanno tutto di bocca, servizio di bocca degli attori, ma alla fine non sanno il motivo perché lo fanno. Si regalano delle uova, cioccolatini, robe varie. E no, io non so che cosa c'entra proprio la uova. Con il rito che facciamo, che la uova non ha nulla a che fare. E questo vi fa capire coloro che hanno gli occhi spirituali, ok, per capire delle cose, perché non tutti possono capire. Quelli che hanno lo spirito per comprendere queste cose riescono a capire che il rito che il mondo fa, il rito che la Chiesa fa, lo fa la dea Asherat, la dea della fertilità. Ok? Ecco perché sono abituati a regalare delle uova nel giorno di Pasqua, ok? Perché stanno facendo un rito e stanno facendo un speciale alla dea della fertilità, Diciamo che è che un altro è culto. un altro culto, non ha nulla a che fare con la Bibbia. Come ha accennato il fratello adesso andiamo a vedere le origini, il motivo perché è stato stabilito questo culto qui che dobbiamo fare. E poi andremo a vedere anche il significato. Perché, qual è il motivo perché lo facciamo? Prima voglio concludere qui Matteo capitolo 15, versetto 7, che dice: Ipocriti, ben profetizzò Isaia di voi quando disse: Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me, come ha detto adesso il fratello, mi onorano con le labbra, ecco, dicendo: Ah, oh, buona Pasqua, oggi è la Pasqua, ma il loro cuore è lontano, il loro cuore, la loro casa, la loro, per cuore si intende anche la loro mente, è lontano dal Signore, perché non conoscono la vera Pasqua del Signore che ci ha insegnato nelle scritture, ci ha lasciato in eredità le sacre scritture da dove poter prendere le istruzioni per celebrare la vera Pasqua. Versetto 9 dice: Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. E qua sta l'inganno di oggi, che la nostra gente oggi non va dietro l'insegnamento Sì, che chi fa il buco l'Altissimo, di Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai, Sì, chi fa il buco ci ha di lasciato mediante le scritture, ma vanno dietro agli insegnamenti degli uomini. Sta qua la grande falla. Il grande inciampo che la nostra gente, i cosiddetti negri, latini, nativi indiani per la maggior parte inciampa. Ti appoggio Quello là che velocemente. vanno dietro a ciò che insegnano gli uomini,
e non hanno conoscenza invece della vera dottrina, della vera dottrina Khan, perché qua questo è quello che stiamo insegnando. Noi stiamo insegnando la vera e sana dottrina, il 100% la verità della Bibbia. Ok? Non stiamo parlando secondo noi. Questo è tutto ciò che ci dà la scrittura. Per appoggiare il fratello riguardo a quello che ha detto, hai detto qualcosa adesso che loro non cercano da questo libro, fanno... Questo è il libro di Isaia, capitolo 34, versetto 16, dice: cercate nel libro del Signore Yahweh Shemiahoshai e leggete, nessuna di quelle bestie vi mancherà. Sì, sta dicendo. No, ho capito, questa è una cattiva traduzione della lingua italiana di questo. Non c'è nell'italiano quello che... Fa vedere se lo riesco, che magari l'ho tradotto io. Isaia 33... Ah, anzi, questo è già meglio. 34, 16. Sì, non l'ho tradotto. Allora dice: ricercate nel libro del Signore Yahweh Shemiahoshai e leggete, pure un di quelli non vi mancherà, e l'uno non troverà fa l'altro, perciò che la sua bocca è quella che l'ha comandato. Dunque, quello che sta dicendo qui è che dobbiamo cercare dal libro del padre Yahweh Shemiahoshai, qual è il suo libro? La Sacra Bibbia. Ok? Qualunque cosa vi dicono di fare, se non conforma a questo libro, automaticamente state facendo sacrifici ai demoni, a Satani. Okay? State andando dietro a precetti d'uomini. Bravo, state andando dietro a precetti d'uomini, come ha letto prima nel libro di Matteo. Come già profetizzò Isaia. Cioè, pensate quindi quanto la parola del Signore, quanto lo Spirito Santo è avanti a noi. Cioè, che già dal principio conosceva che saremmo arrivati a questi tempi oggi. Caramba. Dove saremmo andati dietro a quello che ci insegnano gli uomini e avremo tralasciato il libro del Signore. Perché la nostra gente oggi magari dice... I want God speak with me. Io vorrei che il Signore mi parlasse. Leggi la Bibbia, leggi le Sacre Scritture. È tutto qui. Nulla, come abbiamo appena letto, nulla manca dalle Sacre Scritture. Tutto qui l'insegnamento. Perché questa è la parola del Signore. E questo è Atti, capitolo 4, versetto 19, dice: ma Pietro e Giovanni risposero loro: giudicate voi se è giusto, davanti a Yahweh Hashem, Yahweh Shai, ubbidire a voi anziché a Dio. Ascoltare voi anziché l'Altissimo. Ok? Perché chi ha una minima conoscenza delle Sacre Scritture può vedere come il mondo oggi, proprio il sistema della bestia, il sistema delle religioni, e tutto va contro la parola del Signore. Percetto. Questa è la prima lettera a Timoteo, capitolo 4, versetto 1, che dice: ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. La Pasqua che il mondo celebra è una dottrina dei demoni, come dice il primo libro di Timoteo, capitolo 4, 1. Ok? Ora vi facciamo vedere proprio la vera radice di questo culto, e attraverso lo Spirito del Padre Yahweh Shemiahoshai vi faremo vedere anche il motivo perché lo facciamo. Perché ogni cosa che il padre fa è un esempio, è un esemplare di cose future, ok? C'è un motivo per ogni cosa che abbiamo fatto nel passato, e c'è un motivo perché lo facciamo ancora. Per concludere questo discorso di seguire la dottrina degli uomini e non quella del Signore, questa è la lettera ai Galati, capitolo 1, versetto 10, che dice: vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Yahweh HaMashiach. Questo va a confermare che la nostra gente oggi preferisce più andare dietro alle tradizioni degli uomini piuttosto che alle tradizioni del Signore. E questo dimostra che oggi la gente non conosce Yahweh Shai e non servono il vero
il vero Messia, ok? Ma servono l'idolo che gli è stato dato, che gli è stato dato dagli uomini. Puoi anche appoggiare per piacere il libro di Geremia, capitolo 4, 20, versetto 22, riguardo il nostro popolo, che il nostro popolo è il popolo più stupido al mondo perché non danno retta alla verità, ok? Perché il nostro popolo, come ha detto il fratello sin dall'inizio della lezione, siamo i figli di Israele, i così chiamati negri, nativi americani e latini. Abbiamo fratelli sparsi in tutte le parti del mondo che possono assomigliare la nazione dove si trovano. Abbiamo fratelli pieni a Sardegna, Napoli, Sicilia. Tutti voi siete dei figli di Israele, ok? Ma quando il Padre manda i suoi profeti a voi, che attraverso lo Spirito sappiamo che i profeti del Padre sono i figli di Israele, coloro che fanno la sua volontà, che predicano la dottrina sana, ok? Voi avete l'abitudine sempre dal passato di non ascoltarli, perché siamo un popolo proprio dal collo rigido. Questo è Geremia capitolo 4, versetto 22, che dice: Veramente il mio popolo è stolto, non mi conosce, sono figli insensati, non hanno intelligenza. Sono saggi per fare il male, ma il bene non lo sanno fare. Ok, sono saggi per fare il male, sono saggi quando arriva la Pasqua mondana a regalare delle uova che non c'entrano niente. Sono saggi da andare da casa a casa, mandare cappellini, buona Pasqua, ma non sanno il motivo perché lo fanno. Per fare il bene, quando vengono predicati la verità, sono proprio lenti a comprendere la verità. Come dice qui, dice veramente il mio popolo è stolto, non mi conosce. Non conosce il padre, perché i dei, coloro che ascoltate, i preti, i governatori di questo regno, non vi stanno dando la dottrina sana. Guardate dove siamo arrivati tutti, ok? Dalla dottrina che vi hanno sempre insegnato. Siamo arrivati proprio alla fine proprio dell'umanità. Gli uomini che vogliono diventare donne, le donne che vogliono diventare uomini, ok? Morale non c'è più. Questo è il frutto. Questo è il frutto di coloro che vi hanno sempre insegnato finora, i preti, i così chiamati preti, i così chiamati insegnanti, i professori di questo mondo. Questo è il frutto, ok? Sacrifici a demoni. Adesso andiamo nelle origini della Pasqua. Questo è Esodo, capitolo 12. Il titolo di questo capitolo è Istituzione della Pasqua. Quindi attraverso nell'Esodo, capitolo 12, troviamo le istruzioni su come celebrare la vera Pasqua del Signore. Versetto 1 dice: Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai, parlò a Mosè e ad Aronne nel paese d'Egitto dicendo: Questo mese sarà per voi il primo dei mesi. Sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Ok, ricordatevi comunque che, tornando alla storia, abbiamo servito gli egiziani, siamo stati in schiavitù sotto gli egiziani. Era giunto l'ora che il padre voleva, ok, liberare i figli di Israele dalle mani degli egiziani. Mi sa che abbiamo fatto 400 anni sotto, 430. 430 anni sotto gli egiziani, sotto la loro schiavitù. E il padre voleva liberarli, ok? E ha mandato i suoi profeti, che sono Mosè e Aaron. Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai parlò a Mosè e ad Aronne nel paese d'Egitto, dicendo: Questo mese sarà per voi il primo dei mesi, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. E se si va ad analizzare qual è questo periodo dell'anno del quale sta parlando, è il periodo a cavallo tra marzo e aprile, periodo diciamo della primavera, quando inizia la stagione della primavera sta parlando. E per far capire velocemente qualcosa, se guardate il vostro calendario, il calendario che stiamo usando oggi è il calendario gregoriano, che mi sa che era il 13° Papa, Papa, ok? Che era un turco, appena è entrato in potere ha cambiato il calendario.
Questa cosa si trova anche nel libro di Daniele, capitolo 7, mi sai, 25esimo versetto, che avranno fatto questa cosa qui, avranno cambiato i tempi e robe varie. Se guardate il vostro calendario, settembre si chiama settembre perché è il settimo mese, ottobre si chiama ottobre perché è l'ottavo mese, ok? 8. Novembre si chiama novembre perché viene dal nono mese. Dicembre si chiama dicembre perché è il decimo mese, ok? E sapete che gennaio è stato chiamato gennaio per l'adorazione del demone Janus, ok? E febbraio, ok? L'anno inizia quando le cose cominciano a fiorire, ok? Non inizia nella morte dell'inverno. Volevo tirare fuori velocemente queste cose qui, ma abbiamo fatto delle lezioni riguardo questa cosa qui. Se uno ha bisogno di più capienza, di capire bene ancora come funziona questa cosa qui, può lasciare un commento sotto. Siamo disposti a farlo. Ok? Versetto 3 dice: parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il decimo giorno di questo mese, ognuno prenda un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la casa è troppo poco numerosa, se la casa è troppo poco numerosa per un agnello, se ne prenda uno in comune con il vicino di casa più prossimo, tenendo conto del numero delle persone. Voi conterete ogni persona secondo quello che può mangiare dell'agnello. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio dell'anno, potrete prendere un agnello o un capretto. Quindi è stato comandato a ogni famiglia di prendere l'agnello o capretto, ok? Dipende se ti trovi che hai una famiglia piccola, puoi unire con un'altra famiglia. Prendi questo agnello qui, l'agnello deve essere senza difetto. Ricordatevi comunque a questo punto che l'agnello deve essere senza difetto. E qui, leggendo questi versetti qui, non sento nulla che riguarda l'uova di Pasqua, non vedo nulla che riguarda il coniglio, ok? Queste sono tradizioni degli uomini, noi stiamo leggendo dalla Bibbia. E il vostro agnello sia senza difetto, naturalmente è una rappresentazione simbolica Sì, che arriveremo. del Messia, Yahawashai, l'agnello senza difetto che è stato sacrificato. Dice: il vostro agnello sia senza difetto, maschio dell'anno, potete prendere un agnello o un capretto. Lo serberete fino al 14° giorno di questo mese, e tutta la comunità di Israele riunita lo sacrificherà al tramonto. E tutta la comunità di Israele, quindi a far capire che questa qua è una celebrazione per il popolo di Israele e non per tutto il mondo, non come Per oggi che questa celebrazione viene, cioè la i falsa Pasqua viene cani celebrata e porci. da tutto il mondo e viene fatta anche nella maniera, diciamo, scorretta, non corretta. Questa è un'istituzione data solo al popolo di Israele, alla casa di Israele, gli Asharallah, i così chiamati negri latini e nativi indiani per la maggior parte. Dice: lo serberete fino al 14° giorno di questo mese, e tutta la comunità di Israele riunita lo sacrificherà al tramonto. Poi si prenda del sangue dell'agnello e lo si metta su due stipiti e sull'architrave della porta delle case dove lo si mangerà. Dice: poi si prenda del sangue dell'agnello e lo si metta sui due stipiti e sull'architrave della porta delle case dove lo si mangerà. E questo è. Poi Bisogna. arriveremo. Ma vuoi che lo leggo tutto e poi Sì, mi dai la poi spiegazione? arriveremo Ok. alle spiegazioni del Ok, significato. capo. Se ne mangi la carne in quella notte, la si mangi arrostita al fuoco con pane azzimo e con erbe amare. Rileggo: se ne mangi la carne in quella notte, la si mangi arrostita al fuoco con pane azzimo e con erbe amare. Sempre a richiamare ciò attraverso questo, sempre per vedere quello come si celebra la Pasqua oggi e come invece è stata indicata dal Signore. Non mangiatelo poco cotto o lessato nell'acqua, ma sia arrostito al fuoco con la testa, le gambe e le interiora. Poi
Quindi niente agnello a sangue, niente agnello medio cotto. Non lasciatene avanzo alcuno fino alla mattina. Quello che sarà rimasto fino alla mattina, bruciatelo con il fuoco. Mangiatelo in questa maniera, con i vostri fianchi cinti, con i vostri calzari ai piedi e con il vostro bastone in mano. E mangiatelo in fretta. È la Pasqua del Signore, la Pasqua di Yahweh Hashem Yahashua. Hai precetto di quello che dice che l'angelo della morte passerà? Questo è più avanti. Che l'angelo, mi sa che era il passato, che è successo come si chiama, in Egitto. Succede quando c'è la morte dei primogeniti. Sì. Allora, questo rito che il fratello sta leggendo, vediamo che non ha nulla a che fare con i riti che vediamo fare gli uomini oggi, ok? E questo rito si faceva solamente tra la casa di Israele, i figli di Israele, ok? Non è un rito che si faceva, che le porte erano aperte ai porci e ai cani, ok? Era solamente per i figli di Israele. E questa roba è successo, ok? In Egitto era successo perché il padre faceva passare l'angelo di morte, suo angelo di morte, quella notte là. E questo angelo andava a uccidere tutti i primogeniti della terra di Egitto. Ok? Se tu non facevi questa cosa, se non avevi quel sangue là sulla porta, se non avevi quel sangue sulla porta, l'angelo passava e uccideva il primogenito della casa. Ok, mi sa che era un po' prima. Can 12:23. 12:23, vai a leggere da 22. Ok. Passo dal 21 dice: Mosè dunque chiamò tutti gli anziani di Israele e disse loro: Andate a procurarvi degli agnelli per le vostre famiglie e immolate la Pasqua. Poi prendete un mazzetto di issipo, intingetelo nel sangue che sarà nel catino e con quel sangue spruzzerete. Poi prendete un mazzetto di issopo, intingetelo nel sangue che sarà nel catino e con quel sangue spruzzate l'architrave e i due stipiti delle porte. Nessuno di voi varchi la porta di casa sua fino al mattino. Infatti Yahweh Hashem Yahawashai passerà per colpire gli egiziani e quando vedrà il sangue sull'architrave e sugli stipiti, allora Yahweh Hashem Yahawashai passerà oltre la porta e non permetterà allo sterminatore di entrare nelle vostre case per colpirvi. Quindi, in poche parole, se non avevi questo sangue sull'architrave, passava l'angelo della morte e colpiva il primogenito della casa. Vi ricordo che questo rito è un rito da fare da generazione a generazione, ok? Fino al ritorno del nostro Signore, Yahawashai. Quindi avete visto comunque Guarda, Salacchia. sì. Cioè, bene specificare che questo rito che ai tempi abbiamo preso il sangue dell'agnello per segnare le nostre porte, le porte di casa nostra, come abbiamo detto prima, a oggi non possiamo rifare lo stesso, Sì, prendere adesso il sangue arriveremo anche a dell'agnello quello. e intingere le porte di casa nostra, ma è simbolico quello che dobbiamo fare oggi. Bagnarci, segnarci con il sacrificio, con il sangue dell'agnello che Yahawashai con la sua morte sulla croce, con quel sangue lì oggi noi dobbiamo segnarci. Sì, infatti dobbiamo arrivare a farvi capire il motivo perché questa cosa è stato comandato di farlo da generazione a generazione, ok? Sappiamo che qual è il motivo perché facevamo questi riti qui? E poi leggendo nel libro di Numeri,
Questo era un rito poi portato nel tabernacolo quando è stato costruito il tabernacolo, ok? Questo era un rito che si faceva per portare via i peccati, ok, dei figli di Israele. Prendi per piacere Giovanni 1:29, ok? Ok, questi erano i riti che si facevano per portare via i peccati dei figli di Israele. L'agnello, anzi l'Egitto, ok? Questo è successo quando i figli di Israele erano in schiavitù in Egitto. L'Egitto, Matazarayim, cosa è l'Egitto? In ebraico. Matazarayim, Mizraim, che vuol dire la casa di schiavitù. Quell'Egitto rappresenta la società che ci troviamo a giorno d'oggi. Questa società è tutto basato sulla schiavitù. E chi non lo sta ancora vedendo deve svegliare da quel sogno là, ok? Perché oggi siamo letteralmente, spiritualmente in Egitto, ma c'è quella città grande, Egitto, ok? Che è America. E indovinate, tutti i paesi europei facciamo la volontà degli americani perché è la bestia che comanda, ha i suoi tentacoli ovunque, ok? Perciò l'Egitto rappresenta la nostra situazione di oggi, diciamo, a casa di schiavitù. Per fare chiarezza, bene dire che quello che abbiamo appena letto in Esodo 12 è tutto una rappresentazione simbolica in vista del futuro, in vista di oggi. Okay? Quindi tutto ciò che è stato compiuto ai tempi che abbiamo appena letto in Esodo 12 ha tutto un significato, è tutto un altro livello di oggi. E fratello in questo momento sta spiegando le basi, sta spiegando veramente che l'Egitto che stiamo vivendo oggi, Egitto significa casa di schiavitù, come ha detto, è quello che ai tempi stavamo vivendo, ok? È la liberazione che è venuta da quell'Egitto antico, è la stessa liberazione che noi stiamo sperando e pregando che avvenga in questo Egitto moderno qui. Infatti il fratello aveva parlato dell'angelo della morte che passerà, ok? Quell'angelo della morte rappresenta Yahweh Shai, perché Yahweh Shai tornerà. Infatti se prendiamo il libro di Isaia, chi è colui che torna dalla Bosra? Mm-hmm. Ok? Yahweh Shai è quell'angelo, ok? Il nostro salvatore, colui che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù. Lui è lo sterminatore. E torna, hai bisogno che hai la tua porta tinta del sangue dell'agnello. E quell'agnello stesso è Yahweh Shai, ok? E sì, prendi da quel primo Giovanni là. Giovanni 1:29. Questo è Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 29, che dice: il giorno seguente Giovanni vide Yahweh Shai che veniva verso di lui e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Quindi vedete che l'agnello che può togliere veramente il peccato, c'è anche la scrittura in Isaia che dice che io non mi piace più i vostri sacrifici. Io non mi compiacevo di sangue degli agnelli, di bue, queste cose qui. Quel sangue che può togliere proprio il vero peccato di Israele è Yahweh Shai, il suo figlio unigenito, ok? Perciò sappiamo che siamo in schiavitù anche il giorno d'oggi, ok? Essendo in schiavitù certe cose non li possiamo fare. Quei riti erano una similitudine delle cose che dovevano succedere. Ecco perché diciamo che c'è un motivo dietro ogni cosa che ci è stato comandato di fare. Il padre sapeva che arriverà un tempo che torneremo in schiavitù sotto le mani degli egiziani, che è la società di oggi, e avremo bisogno di salvezza. E come ha fatto il padre a salvare i figli di Israele dall'Egitto? Con la mano dura, ok? Ha mandato diverse piaghe, ha fatto cambiare l'acqua a sangue, ha mandato le locuste a mangiare tutto. Il padre ha fatto tutti questi miracoli che ha fatto, li ha fatto, ma manca uno.
Quello più forte che ha colpito gli egiziani era quando lo sterminatore è passato in Egitto a sterminare i primogeniti. Oggi abbiamo visto tutti quei 7 miracoli. Mio padre ha mandato le locuste, vediamo in Kenya, che non riescono nemmeno a raccogliere. Diciamo che quello che accadde con le piaghe che mandò il padre in Egitto fu comunque distruggere l'economia egiziana, Ah, bravo. È quello che. distruggere la società e il loro sistema. È quello che noi possiamo vedere oggi con il sistema della bestia, lo possiamo vedere oggi attraverso l'inflazione che vediamo, perché l'inflazione è un modo per farci capire a noi che il sistema della bestia oggi sta crollando, che okay? Il sistema egiziano della casa di schiavitù sta crollando. Quindi questo che noi vediamo sono piaghe da parte del padre che sta mandando su questo mondo e che gradualmente sta distruggendo Il regno degli egiziani. il regno dell'Egitto 2.0 comunque. Ma il fratello ha tirato proprio fuori l'acqua di quello che lottavo di spiegare. Perché queste piaghe, abbiamo visto che il padre ha distrutto proprio gradualmente l'Egitto. Ok? Ha distrutto gradualmente l'Egitto. Infatti, questo Egitto il padre lo sta distruggendo gradualmente. Diciamo che prima ha tramutato l'acqua in sangue, e a oggi lo Abbiamo anche visto in abbiamo Haiti, visto diverse parti del mondo, che l'acqua anche diventa in Giordania, anche avevo in visto una Giordania, cosa del genere. anche in Canada l'anno Possiamo scorso. prenderlo anche come l'inquinamento che oggi abbiamo nelle acque, nell'aria, nella terra. C'era anche quella piaga di inquinamento che ha fatto sì che l'acqua, nessuno poteva bere l'acqua in In Egitto. Sì, Egitto, sì. certo. Quello che ha mandato a sterminare gli animali, e oggi vediamo come scientificamente provato che il bestiame, l'agricoltura, non dà più i frutti di una volta. Ok? Oggi per seminare e per raccogliere hanno bisogno di fertilizzanti Pesticidi. e gli animali per farli crescere hanno bisogno di antibiotici, di medicinali. Quindi possiamo vedere come nella società di oggi, attraverso l'agricoltura come si dice? Non l'agricoltura, è quello là di seminare, l'allevamento. Allevamento. Okay? Attraverso agricoltura e allevamento possiamo vedere le piaghe, come questo mondo sta soffrendo, come Yahweh Hashem, Yahweh Shai sta colpendo, okay, il sistema di oggi attraverso queste piaghe. E attraverso la terza guerra mondiale che sta per arrivare e la guerra nucleare, quello è simbolicamente la distruzione dell'esercito degli egiziani che fu chiuso dalle acque che Yahweh Hashem, Yahweh Shai aprì. E oggi, in questo momento, noi ci troviamo in mezzo a quelle acque. Yahweh Hashem, Yahweh Shai, per mezzo di questa verità, ha aperto le acque al popolo di Israele affinché noi attraversassimo adesso il Mar Rosso e potessimo potessimo ricevere la salvezza per mezzo del Signore Yahweh Shai. Ci troviamo in mezzo a queste acque. Ok? E come dice Yahweh Hashem, Yahweh Shai in secondo Pietro. Prima di ti tengo un attimo, Vai, vai. perché il fratello adesso, ora siamo passati a farvi vedere che queste cose che è successo in Egitto sono tutte delle cose spirituali, come ha Sono delle insegnato. rappresentazioni per quello, è un po' come le profezie, come le benedizioni profetiche di Giacobbe, in vista di un futuro, sono delle rappresentazioni futuristiche, ok? Questo è il libro di Ebrei, capitolo 8, versetto 5. Essi celebrano un culto che è rappresentazione e ombra delle cose celesti. Questo non abbiamo bisogno di spiegarlo. Quindi volevo tirare fuori questo qui. Questo precetto è quello che stiamo facendo, stiamo attualizzando la storia che Yahweh Hashem, Yahweh Shai ci ha dato prima per prepararci, come dice Romani capitolo 15, versetto 4, che ogni cosa che è stata scritta e che è stata fatta nelle scritture, anzi lo voglio leggere per non parafrasarlo perché è importante, questo è Romani capitolo 15, versetto 4, dice: poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture conserviamo la speranza. Tutto
tutto ciò che è stato scritto, che è accaduto in passato, serve a noi per la nostra pazienza, affinché mediante la pazienza conserviamo la speranza. Cani, e ora per farvi un altro punto capire che noi non inventiamo le cose, quando parliamo di Egitto, che è la società che stiamo vivendo oggi, ma la città vera è America, la Babilonia, la grande. Diciamo la capitale, okay. È la sede. È la sede. Questo è il libro di Deuteronomio, capitolo 28, versetto 68. Il Signore Yahweh Hashem Yahushai ti farà tornare in Egitto sulle navi, ok? E sappiamo che da Israele a Egitto non ci vuole la nave, non c'è l'acqua che divide, si può camminare. Quindi, dove ci troviamo adesso? I nostri fratelli sono stati portati all'America, in diverse parti del mondo. Okay. Sappiamo che questa società è Egitto e okay. Abbiamo bisogno di qualcuno a salvarci. Scusami. Quello che ci ha insegnato la storia, e non è neanche storia lontana, è storia recente di qualche centinaio d'anni fa, abbiamo visto che la schiavitù del quale Yahweh Hashem, Yahweh Shai ha colpito il suo popolo Israele, che li farà portare con delle navi in Egitto. Cosa ricordiamo della storia recente? Che l'unica schiavitù del quale si è tratta con le navi schiaviste, le navi negriere chiamate, è la schiavitù degli stati europei hanno utilizzato i cosiddetti negri, che sono la vera tribù di Giuda, Beniamino e Levi, presi dall'Ovest Africa, è la schiavitù che è stata attualizzata in America, quindi come abbiamo detto, la sede dell'Egitto moderno sono gli Stati Uniti d'America, che saranno i primi a cadere. E tornando alla rappresentazione delle piaghe che il Padre sta mandando, e alla fine, e possiamo notare come le piaghe stanno colpendo il pianeta Terra in questo momento attraverso l'economia, sta distruggendo, già attraverso l'inflazione potete vedere che l'economia sta cadendo, che la moneta, il denaro sta perdendo valore, ok? Infatti introdurranno il denaro digitale per cercare di stabilizzare la finanza mondiale. Quindi vediamo come le piaghe stanno colpendo. E in questo momento, come stavamo dicendo prima, il mare è aperto. Yahweh Hashem, Yahweh Shai ha aperto le acque. Le acque che cosa sono? Le acque sono la sua verità e la parola, l'acqua. Ok? L'acqua che quando Giovanni in 3:10 dice io vi battezzo con acqua, l'acqua era simbolica, perché l'acqua è la parola di Yahweh Hashem, Yahweh Shai. Questa parola che è iniziata attraverso Abba Vivens, nella incarnazione Giovanni Battista, Elia, per chi può riceverlo, è continuata attraverso gli apostoli e gli anziani della Great New Stone. Questa è l'acqua, questo è il battesimo che stiamo ricevendo, è quest'acqua che Yahweh Hashem, Yahweh Shai sta spargendo in tutto il mondo. È un'acqua che, come dice, ha separato le acque, perché quest'acqua ci separa dal mondo, ok? Quindi in questo momento c'è il mare aperto per il popolo di Israele. Può anche essere visto come, diciamo, una careggiata verso la salvezza. Can. Questa acqua è aperta e ha fatto sì che ci sia terra asciutta. Can. Ora stiamo invitandovi da fate presto, fate veloce, Can. Passate, perché quest'acqua chiude. Come l'arca di Noè, non era aperto per sempre. Questo è secondo Pietro, capitolo 3, versetto 9, dice Yahweh Hashem, Yahweh Shai non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendendo alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Quindi prima che le acque siano chiuse, e una volta che le acque sono chiuse, è la distruzione degli eserciti degli Stati Uniti d'America, della Russia, del pianeta, ok? Perché ricordate che quando si sono chiuse le acque nell'antico Egitto, tutto l'esercito egiziano è rimasto sotto le acque, è rimasto ucciso dalle acque. E Yahweh Shai, prima che accada questo, non vuole che nessuno di noi perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Quindi è in questo momento che noi dobbiamo correre, non più camminare. In questo momento bisogna correre, perché siamo proprio negli ultimi momenti. Nel libro di Osea, capitolo 2, che scrive queste profezie, che chi lo sente cora. Ok? He that readeth run. Is it not Osea chapter 2?
E quindi dunque abbiamo fatto capire, ok, che queste similitudini sono delle similitudini del futuro. Ora vogliamo passare all'agnello, ok, perché l'agnello è il marchio della porta, ok, è molto importante. E come sappiamo attraverso le scritture, tirate per favore le scritture, che il nostro corpo è il tempio, ok? Allora, quindi abbiamo ancora tempo, per attraversare il mare, e giungere alla salvezza, ok? Questo è... Questo è 1 Corinzi capitolo 3, versetto 16, dice: non sapete che siete il tempio di Dio e che lo spirito di Yahweh Hashem, Yahweh Shai, abita in voi? Se uno guasta il tempio di Yahweh Hashem, Yahweh Shai, guasterà lui. Poiché il tempio di Yahweh Hashem, Yahweh Shai, è santo e questo tempio siete voi. E vedete che questi comandamenti non saremo... non saremo proprio salvati da tutti i comandamenti precisi, ok? Siamo salvati per via di grazia di Yahweh Hashem Yahweh Shai. Chiunque che il Padre ha destinato di essere salvato sarà salvato. Ma questi comandamenti è la via in cui dobbiamo camminare, ok? È la via che ci conduce a Yahweh Shai, ok? E sappiamo che essendo in schiavitù oggi, non è che possiamo prendere la capra e andare fuori e mettere il sangue sulla porta. C'è un significativo a ogni cosa, ha un significativo spirituale. Il fratello ha letto adesso che il nostro tempio, ok, è il nostro corpo. Quindi questo sangue va sparso nel nostro cuore, su di noi, ok? E questo marchio è un marchio di esenzione, di cui quando passa quell'angelo della morte, appena vede quel sangue, sei salvato. E chi corrompe questo corpo, ok? Perciò non puoi fare questo Passac, non puoi fare questo rito di Pasqua, ok? Essendo ancora un demone nel mondo, ok? E padre non gradisce questo tipo di gente che fanno questi riti e poi dopo 2 giorni tornano nel mondo a fumare, a fare come satanisti, hai capito? Perciò questo sangue... Anzi, prendiamo la scrittura di Ezechiele là. Ok, Ezechiele 9. Quindi questo sangue di Yahweh Shai, come abbiamo letto nel libro di Giovanni 1:29, che Yahweh Shai è l'agnello, suo sangue che è stato sparso sulla croce per la nostra redenzione non deve essere per niente. Dobbiamo farne uso di questo sangue per fare il marchio affinché quando passa l'angelo della morte saremo perdonati. Questo è Ezechiele capitolo 9 versetto 4 che dice: passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e fa un segno sulla fronte degli uomini che sospirano e gemono per tutte le abominazioni che si commettono in mezzo a lei. Continua. Agli altri, in modo che io sentissi, disse: passate per la città dietro lui e colpite il vostro occhio, sia senza pietà e non abbiate compassione. Uccidete, sterminate vecchi, giovani, vergini, bambini e donne, ma non vi avvicinate ad alcuno che porti il segno. Cominciate dal mio santuario. Cominciate nel mio santuario. Il giudizio inizierà nell'Israele. Il giudizio... Judgment starts in Israel. What's the scripture? Il giudizio inizierà in Israele a coloro che sanno che sono israeliti. È quello che sta dicendo Ezechiele qui. Ok? E no, questo angelo non avrà pietà dei bambini, delle donne. No? Come si vede, questo è 1 Pietro 4. E che il giudizio inizierà nella casa di Israele.
Questo è Primo Pietro capitolo 4 versetto 17 che dice: Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? Ok? Perciò, infatti, noi siamo qui a profetizzare per i nostri figli di Israele, come ha spiegato chi sono i fratelli. Se non avete questo marchio di esenzione, perché quel marchio che si parla nel libro di Ezechiele 9, nell'ebraico è Tawa, che significa un'esenzione dal giudizio, ok? Coloro che non hanno il sangue di Yahweh Shai nel cuore, coloro che non hanno fatto uso, ben uso del sangue del nostro Salvatore, mentre hanno ancora la possibilità, saranno tutti distrutti. Non importa quanto bello sei, non importa se sei una vergine, non importa se sei un bambino o chissà cosa, il padre torna con la distruzione. Questo è il significativo della Pasqua, ok? Posso aggiungere un Vai, vai, tu commento? sei da dire. Questo è, cioè, ritornando a Ezechiele capitolo 9, versetto 4, quando dice: Passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e fa un segno sulla fronte. E questo segno, come ha detto il fratello, è Tawar, che è questo marchio di esenzione dal giudizio che sta per venire. Dice: Fa un segno sulla fronte degli uomini, e questo segno è mediante il sangue del Signore Yahawashai. Dice che sospirano e che gemono, cioè che hanno fastidio, hanno sofferenza per tutte le abominazioni che si commettono in mezzo a lei. Quindi per coloro, perché Yahawashai è venuto a chiamarci ad essere santi. Sappiamo che la parola santo in ebraico è Non kadash, sopporte. che significa separato, ok? Quindi Yahawashai ci è venuto a chiamare a separarci da questo mondo. E quindi questo segno che noi abbiamo mediante il sacrificio del Signore Yahawashai, che proprio Yahawashai si è sacrificato per noi, ha lasciato questo mondo, egli stesso diceva: Questo non è il nostro mondo, ok? Quindi questo segno è per coloro che si, per coloro che si, che sospirano, che gemono, che soffrono per le abominazioni che si commettono in mezzo a lei in questo mondo. Quindi coloro che non soffrono, coloro perché non. Che non provano fastidio per le abominazioni che si commettono in questo regno, non hanno l'esenzione, non hanno ricevuto il segno. Infatti, bello che hai tirato fuori queste cose qui. E questo è un messaggio diretto a ognuno di voi, perché le scritture ci dicono di esaminarci, ok? Se sei ancora uno attaccato a queste cose mondane, che ti prende lo spirito della Pasqua mondana, uova qui, baci là, ok? E sei destinato alla distruzione. Perché essendo in questa verità ti devi fare schifo tutte queste cose qui, ok? Essendo nella verità, l'unico pensiero che deve essere, il tuo obiettivo nella vita è quello di essere salvato. E ricordatevi che è una cosa terribile cadere nelle mani del Padre, Yahweh Shemyashai, ok? La morte sarà lenta e dolorosa. Perciò, c'è anche la scrittura che dice che io non sono del mondo, Ah, il quello è mondo Giovanni. in Prima voglio cui leggere Isaia vai. capitolo 63, versetto 4, dice: Poiché il giorno della vendetta che era nel mio cuore e il mio anno di redenzione sono giunti. Ok? Questo è il giudizio che Yahawashai manda per mezzo del Signore Yahawashai. È inevitabile, è deciso, è giunto. Quindi è questa l'unica cosa che dobbiamo pensare. Questa è l'unica cosa per quale dobbiamo pregare e dobbiamo avere ne nella nostra mente l'esenzione da questo giudizio che viene a colpire il pianeta. Pregare Yahweh Yahawashai per la misericordia. Salvai, vai. No, sì, stavi dicendo, volevo dire, ecco, questo è il significato della Pasqua, avere quell'esenzione là, che è il sangue di Yahweh Shai, ok? Non ha nulla a che fare con tutte le cavolate che fanno nelle chiese. Ma prendo il precetto. Questo è Esodo capitolo 12, versetto 26, dice: Quando i vostri figli diranno: Che significa per voi questo rito?
Risponderete: questo è il sacrificio della Pasqua in onore del Signore Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, il quale passò oltre le case dei figli di Israele in Egitto quando colpì gli egiziani e salvò le nostre case. Can, perché questa è la similitudine di quello che succederà. Okay? È la cosa che è alle porte. Quindi, beh, se non hai da aggiungere, chiudiamo la lezione. Quindi sì, per commentare, faccio l'ultimo commento a questo precetto. Quando i vostri figli vi diranno che significa per voi questo rito, risponderete: questo è il sacrificio della Pasqua, cioè il sacrificio che il nostro Signore Yahweh Shai, l'agnello, che rappresenta il nostro Signore Yahweh Shai, il quale passò oltre le case degli israeliti. Infatti questo giudizio, come abbiamo detto prima, inizierà dalla casa di Israele. E come dice lo Spirito Santo per mezzo di Pietro, se gli israeliti saranno salvati a stento, cosa accadrà agli altri? A quelli che abitano in Egitto, e diciamo ai così chiamati egiziani, no, ai così chiamati americani o le altre nazioni che sono l'Egitto, perché sono una casa di schiavitù, perché Israele è stato spartito tra di loro e tutti quanti hanno usato Israele come schiavi, quindi tutti quanti sono degli egiziani, da questo punto di vista qua. E dice: questo diremo ai nostri figli, e questo è quello che il Padre, attraverso la Sacra Bibbia, ha detto a noi ai tempi di oggi, ok? Che il significato della Pasqua è questo, che quando arriverà il giudizio, passerà sopra le case dei figli di Israele, e in questo caso, ai tempi di oggi, sopra le case dell'un terzo della casa di Israele, e degli eletti, dei 144.000 eletti, saranno esenti dal giudizio. Comunque, E saranno colpite gli egiziani, le case degli egiziani. Questo è il significato. Un altro punto che non lo so se abbiamo tirato fuori, che questo angelo della distruzione è Yahweh Shai, il nostro salvatore. Questo è il libro di Isaia, capitolo 63. Inizio dal versetto 1, dice: chi è costui che giunge da Edom, da Bosra, vestito splendidamente? Questo è l'angelo della morte, che è Yahweh Shai, ok? Costui magnificamente ammanato, che cammina fiero della grandezza della sua forza. Sono io che parlo con la giustizia, che sono potente a salvare. Perché questo rosso sul tuo mantello? È perché le tue vesti sono come quelle di chi cavalca l'uva nel tinto. Ok? Infatti, se guardate un'altra versione, dice: parla della tinta del sangue. Ok? Ok, qua dice: chi è che arriva da Bosra, la capitale dell'Edom, con vestiti tinte di rosso e avvolto nel suo splendido mantello, cammina a testa alta, conosce tutta la sua forza? Se leggete un'altra traduzione, vi dirà: chi è questo che giunge a Bosra? Bosra è capitale dell'Edom. Edom rappresenta la casa de schiavitù, ok? Che è America. E colui che giunge è l'agnello, ed è anche l'angelo della morte, che è Yahweh Shai. Vedete che suo mantello era rosso, tinta di sangue, ok? Era tinta di rosso perché ha ucciso un sacco di persone. Come farà al suo ritorno? Quindi questo è il punto che volevo tirare fuori. Se chiudiamo con questo precetto, questo è Esodo capitolo 12 versetto 42, che dice: questa è una notte da celebrarsi in onore del Signore Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, perché egli fece uscire dal paese d'Egitto, perché egli li fece uscire dal paese d'Egitto. Questa è la notte di veglia in onore del Signore Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai per tutti i figli di Israele, di generazione in generazione. Children of the world sleep in the night, no, sleep in the day. E pensando, scusami, è molto profondo questo che hai letto.
finisci quello che vuoi dire, poi aggiungi. Facendo un commento a questo, dice: questa è una notte in onore, cioè la Pasqua è in onore del Signore Yahweh Hashemiah, cioè dell'Altissimo, che ci ha salvati e liberati mediante il suo agnello, suo figlio. Quindi non ha nulla a che vedere con la Pasqua secondo, cristiana, cattolica, che loro celebrano la resurrezione del Signore, ok? La resurrezione del Signore non c'entra con la Pasqua. La resurrezione del Signore Did that sleep è una festa per noi che deve essere, cioè è una festa che è tutti i giorni per noi, perché il Signore attraverso la sua resurrezione ci ha mostrato che c'è vita dopo questa vita terrena qui. Cioè, quindi quella per noi è una dimostrazione, è una dimostrazione che il Signore ha vinto la morte, ma non ha nulla a che vedere con la Pasqua. Quello che ha a che vedere con la Pasqua è il suo sacrificio, ok? Che Yahweh Hashem, Yahweh Shai, ci ha fatto immolare l'agnello ai tempi antichi, e che invece nei giorni d'oggi l'agnello è il nostro Signore Yahweh Shai. E quindi per questo dice: questa è una notte da celebrarsi in onore del Signore Yahweh Hashem, Yahweh Shai, pregandolo, adorandolo, pregandolo intensamente per la misericordia che ci ha fatto mediante il suo agnello, il Signore Yahweh Shai. Dice: perché egli li fece uscire dal paese d'Egitto, perché a noi mediante il Signore Yahweh Shai ci ha fatto uscire, ci ha fatto separare dal paese d'Egitto spiritualmente. Dice: questa è la notte di veglia in onore del Signore Yahweh Shai, per tutti i figli di Israele, di generazione in generazione. Quindi questa è una celebrazione, una solennità molto importante, una notte di veglia, ok? Sì, mentre il fratello leggeva quel versetto là, mi è venuto questa scrittura qui. Perché dice, no, devi tornare lì. Sì, Se non, ce l'ho veloce. Che è molto importante, poi chiudiamo questa lezione qui. Questo punto è molto importante. E tieni questo in stallo e apri il primo Tessalonicesi 5, dal versetto 4. Perché sapete che questa è la notte di questo regno che stiamo vivendo adesso, ok? Questo regno è arrivato alla sua notte. Cosa succede dopo la notte? Arriva il giorno. Il giorno è nel regno ad avvenire, ok? Questo regno è alla sua notte, è alla sua fine, ok? Primo Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 4, dice: ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno non abbia a sorprendervi come un ladro, perché voi tutti siete figli di luce e figli del giorno. Noi non siamo nella notte né delle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Perché il mondo dorme durante la notte e la notte rappresenta la fine di questo regno qui, ok? Noi stiamo svegli, ok? E rimaniamo vegliati, come dice il libro lì, perché non sono i momenti da dormire, questi sono i momenti da essere vigilanti, perché il nostro Salvatore torna, quell'angelo della morte torna, ok? Se torna e non ti trova con il suo sangue, se ti trova proprio sei via, sarai distrutto. Abbiate il timore del Padre, Yahweh Ah, Hashem, Yahweh come Shai. dice Yahweh Shai, beati quei servi che troverò Akan. a fare il Fare mio quello. lavoro, a fare quello che ci ha comandato, Akan. ok? Cioè separarci da questo mondo, denunciare questo mondo e chiamare Israele al ravvedimento. Perciò questo rito è molto importante. Questo è il nostro marchio di esenzione, ok? Anzi, questo è il nostro biglietto di esenzione dalla distruzione ad avvenire. E poi non è che si fa questi 7 giorni, tutto fatta bene, poi si torna nel mondo a fumare, a fare tutte le cazzate del mondo, ok? Perciò credo che possiamo chiudere qui, ok? Speriamo che questa lezione sia stata edificante attraverso lo spirito e il potere del Padre Yahweh Shai. Questo è il significato della Pasqua, ok? E vogliamo dare tutti i lodi dovuti al Padre. Yahweh Ba'asham, Yahweh Shai, Ba'asham, Burkat Hakodash. I nostri doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS, Gran Pietra del Mulino, che ci hanno insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yashar Allah, Israele. Alla prossima. Shalom. 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 Shalom.